Ciao amorosissimi, come avete visto dalle immagini, oggi andremo a realizzare insieme questo simpaticissimo progettino, che può essere un progettino realizzato per chi non fuma, quindi un semplicissimo porta fazzoletti, al quale aggiungeremo, per chi fuma invece, l'alloggiamento per l'accendino e verrà poi ovviamente utilizzato come porta sigarette. La decisione dell'utilizzo la sceglierete voi, ma la struttura del progetto è uguale per entrambi gli usi. È un progettino allegro, facilissimo da realizzare, simpatico e molto molto divertente, da fare per noi e anche da fare per fare un regalino. Prima di lasciarvi al tutorial vi ricordo che se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità che pubblico vi basta iscrivervi al canale, senza dimenticare di attivare la campanella. E se il tutorial vi è piaciuto, regalatemi un like! Per realizzare il nostro progetto abbiamo bisogno ovviamente della rete. Potete utilizzare la rete che volete, io nel tutorial utilizzerò la rete da 0,50, ma potete utilizzare tranquillamente la rete canvas più piccolina. Per realizzare il progetto infatti vi darò le misure, quindi che voi utilizziate la rete canvas o la rete più grande come quella che userò io, avrete la possibilità di lavorare o a filo singolo se lavorate sulla rete più piccolina o a filo doppio come io farò nel tutorial. Se lavorate la rete canvas, quella piccola, vi occorre l'uncinetto 2,5. Se lavorate la rete grande, quella da 0,50, vi occorre l'uncinetto numero 4. Per lavorare il mio progetto io ho utilizzato il filato Oxaparty, che è lo stesso che ho usato per lavorare la borsa Boreal. E quindi se volete fare il completo con la borsa, utilizzate lo stesso filato se avete realizzato la borsa. E so che molte di voi l'hanno fatta. E complimenti a tutte ovviamente. E quindi se volete fare il completo utilizzate magari se vi è avanzato un pochino di Oxa, perché con un gomitolo riuscite a fare un paio comodi di porta sigarette o porta fazzoletti. Poi vi occorre un ago da lana, un paio di forbici, poi vi occorre un piccolo magnete. Per realizzare il nostro progetto abbiamo bisogno della rete. Potete utilizzare qualsiasi rete, ovviamente se utilizzate la rete più larga, come nel mio caso che uso una rete da 0,50, doppiate il filato. Invece se utilizzate una rete più piccola, più fine, utilizzate il filato a filo singolo. Vi do le misure, così almeno qualsiasi tipo di rete utilizzate non avete problemi. Le misure sono lunghezza 32 cm, larghezza 6,5, poi le piegature. Le piegature le dovete fare in base alla grandezza che volete. Se fumate e lo fate come porta sigarette, mettete il pacchetto di sigarette e andate a misurare. Se invece lo utilizzate come porta fazzoletti, nello stesso modo prendete il pacchettino di fazzoletti e andate a misurarlo in questo modo. Le piegature le andrete a fare in corrispondenza, ora vi dico comunque anche i centimetri. La piegatura, la prima piegatura la farete a 10,5 cm. Fate la prima piegatura così, poi il fondo, diciamo, del porta fazzoletti o del porta sigarette è di 2,5 cm. L'altezza per la piegatura successiva sarà la stessa che fate nella prima piegatura e la piegatura successiva sarà la stessa che fate nel fondo. Per piegarli bene, qualsiasi sia il tipo di rete che utilizzate, prendete un accendino. Una volta che avete piegato, scaldate la plastica e poi con l'accendino stesso fate questo lavoro in modo da bloccare bene la piegatura. Poi abbiamo bisogno di due laterali uguali, che saranno di 2,5 cm di larghezza per 10,5 cm di lunghezza, e saranno poi quelli che andremo a inserire lateralmente per formare la nostra scatolina. Adesso andiamo a lavorare il nostro progetto e lo facciamo uguale sia nei due laterali piccoli che nella parte grande. Io ora ve lo faccio vedere per comodità sotto la videocamera nel laterale piccolo, ma la lavorazione è identica sia nel rettangolo grande che nei due rettangolini. In questo caso io vi ho detto che ho la rete grande, quindi utilizzo l'uncinetto numero 4
vado a prendere il mio OXA doppiato, quindi prendo due fili di OXA, entro nel primo quadratino di rete, aggancio il filo, lo faccio passare, poi il filo più corto lo faccio sparire mano a mano che lavoro. Ora lo spingo verso l'interno della rete, entro nel forellino successivo, aggancio e vado a lavorare una catenella, un punto catenella. Poi il filo da far sparire lo porto sul davanti, entro all'interno del quadrettino successivo, aggancio il filo e faccio un punto catenella. Filo dietro, entro nel quadrettino successivo, aggancio e faccio un punto catenella. Teneteli morbidi i punti, quindi quando fate il punto catenella smollatelo leggermente in modo da agevolarvi l'ingresso del punto successivo. Così smollate leggermente il punto, porto indietro il filo, entro, aggancio e faccio il punto catenella, in avanti il filo, entro, aggancio e faccio il punto catenella. Dopo 5-6 punti posso andare anche a tagliare via, quindi faccio ancora un paio di punti portando prima in avanti poi indietro il filo, dopodiché allungo, tiro il filo dietro in modo da adeguarlo bene all'interno e poi taglio così, e vedete che lo avete già incastrato e non avete bisogno di incastrarlo ulteriormente. Procedete così sino al termine della riga. Forellino successivo, agganciate e fate il punto catenella, tirate leggermente, forellino successivo, agganciate, fate il punto catenella. Poi la posizione la troverete voi, io preferisco lavorare in questo modo. Tengo verticale la lavorazione, entro nel quadrettino, aggancio e chiudo. Entro nel quadrettino, aggancio e chiudo e procedo sino alla fine. Arrivato all'ultimo quadretto, mi sposto in quello accanto. Faccio il punto catenella, poi volto e procedo a senso inverso, quindi quadrettino successivo, punto catenella, quadrettino successivo, aggancio e lavoro la mia catenella, quadrettino successivo. Mi raccomando, tenete i punti belli morbidi così non impazzite nel fare entrare il punto successivo. Agganciate, fate passare e tenete morbido il punto, agganciate, fate passare e tenete morbido. E procedete così andando a ricoprire tutta la vostra rete, sia i due laterali che il rettangolo grande. Una volta che avrete terminato la lavorazione, sollevate il filo, tagliate, fermate, poi prendete un ago da lana, entrate nel quadratino sul retro del lavoro e andate a far sparire il filo entrando attraverso i punti, così. Dopodiché tagliate via e procedete così con tutti e quattro i moduli. Una volta che avremo terminato di riempire tutte e tre le nostre reti, procediamo con andare a posizionare i magneti. Il primo magnete lo posizioniamo nella parte della chiusura, quindi andiamo a chiudere il nostro progettino e andiamo a posizionare sul retro in mezzo a due quadretti il magnete e andiamo a fissarlo anche con il retro dell'uncinetto. Lo appoggiamo e spingiamo contro la lavorazione verso l'interno, lo chiudiamo al contrario. Questo, se dovesse trasparire leggermente il metallo, vi basta allargare leggermente i fili. Dopodiché andiamo ad attaccare il magnete sotto, chiudiamo e andiamo ad incastrarlo laddove batte, poi lo apriamo e dalla parte del retro, quindi andiamo a mettere la placchetta e la chiusura la facciamo dall'interno verso l'esterno, così, da una parte e dall'altra. Bene,
tanto questa parte poi va verso l'interno e non si vede più. Adesso andiamo ad attaccare i laterali. Ne riapriamo il progettino, prendiamo un filo solo di oxa o del filato che avrete, che starete utilizzando, lo mettiamo nell'ago, posizioniamo diritto e dritto e andiamo a cucire i corrispondenti quadretti. Quindi quadretto, quadretto, tiro, lasciate un pezzettino abbastanza lungo, poi lo andiamo a fermare, rientrate nello stesso quadretto e tirate. Così. Quadretto successivo, quadretto corrispondente di fronte e tirate. E procedete così per tutti i quadrettini della base. Una volta che avrete terminato, tirate sul laterale e andate a cucirlo al lato lungo. Esattamente nello stesso modo. Quindi quadretto, quadretto corrispondente e tirate. Quadretto successivo, quadretto corrispondente. Spostate la lavorazione così e tirate. E procedete andando ad unire questo laterale da una parte. Quando avrete terminato da questa parte, ovviamente lo attaccherete dall'altra e poi attaccate il secondo laterale. Se vedete che quando chiudete il punto la rete si vede ancora, passate due volte nello stesso buchino, da una parte e dall'altra, in modo da coprire bene tutta la rete. Quando terminate di cucire il laterale, procedete con andare a ricoprire la rete che sbuca nello stesso modo, ovviamente utilizzando un solo quadretto. Quindi entrate nel quadretto e tirate. Così. In questo modo andiamo a rifinire in maniera delicata e molto facilmente. A questo punto il nostro porta fazzoletti è terminato. Ed inserire i nostri fazzolettini all'interno, poi andiamo a chiudere il nostro porta fazzolettini delizioso, molto molto carino, veramente facilissimo da fare, lo avete visto, veramente simpatico. Se poi siete dei fumatori o delle fumatrici e volete realizzare un porta sigarette, andremo a fare il porta accendino accanto. Quindi prendiamo un altro pezzettino di rete, prendiamo un accendino e andiamo a misurare tra il bordino, mettiamo l'accendino e andiamo a misurare la misura esatta dell'accendino, così, sino ad arrivare al bordino successivo. Poi tagliamo, adesso lo taglio, poi vi dico i centimetri, 5 centimetri e mezzo per 6 centimetri. Andiamo a ricoprire anche questo con la lavorazione all'uncinetto, con il punto catenella, quindi andiamo a riprendere il filato e facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto nei pannelli. Una volta che abbiamo terminato di riempire tutta la patellina di rete, entriamo con un filo solo questa volta nel primo quadratino, ci portiamo dietro il secondo filo così lo facciamo sparire subito e realizziamo una maglia bassa. Entriamo nel punto, vedete che qui abbiamo fatto i punti per girare, ecco, entriamo nel punto nella rete, agganciamo e lavoriamo una maglia bassa, punto successivo, punto nella rete, aggancio e lavoro la maglia bassa, punto successivo, punto nella rete, aggancio e lavoro la maglia bassa e procedo così sino al termine della riga. Una volta terminata la riga possiamo tagliare l'altro filo, voltiamo e andiamo a fare una diminuzione inizio e fine riga.
Quindi salto il primo punto, entro nel secondo e lavoro tutte le maglie basse sino alle ultime due. Arrivata alle ultime due maglie basse, entro nella prima, entro nell'ultima e le chiudo insieme. Ora volto e ripeto, salto alla prima, entro nella seconda, lavoro sino alle ultime due, e nuovamente entro nella penultima, nell'ultima e chiudo insieme. Ora volto e ripeto, salto alla prima, entro nella seconda, lavoro due maglie basse e chiudo le ultime due insieme. Ora faccio una catenella aggiuntiva, tiro, taglio un pezzetto di filo abbastanza lungo che mi consenta di fermare la patellina, poi prendo l'ago da lana, prendo due marcapunti o due spilline e vado a fissare la parte superiore della patellina in modo che il fondo tocchi il fondo del portasigarette e fermo i lati. E aggancio alla lavorazione e lo faccio anche dall'altra parte. A questo punto parto dal fondo, quindi da dove ho il filo attaccato, e vado a fissare prendendo un punto dal portasigarette e un punto dalla patellina. Punto, punto e tiro. Punto, punto, tiro. E adesso vado a fissare tutto il resto agganciandomi alla lavorazione laterale. Punto, punto e tiro. Ora qui abbiamo le costine dei punti che abbiamo lavorato, prendiamo la costina che volge verso di noi e agganciamo un punto dalla patellina. Punto, punto e tiro. E procedo in questo modo da questo lato, poi faccio passare il filo andando a rifinire la parte superiore nascondendo quindi la rete e procedo col chiudere la parte successiva. Una volta che avrete terminato, fermate il filo e l'alloggiamento per l'accendino è pronto. Quindi che voi lo utilizziate come porta sigarette con il suo porta accendino o che lo utilizziate semplicemente come porta fazzolettini, è un progetto facile, veloce e divertente da fare e ne potete fare di vari colori da abbinare alle varie borse. A questo punto non vi rimane che prendere in mano la rete, l'uncinetto e il filato e provare a farlo. Il nostro tutorial l'avete capito, è terminato. Io come al solito vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un enorme bacio e vi aspetto al prossimo tutorial. Ciao amorosi!